Rosario, in questo pensiero mariano di oggi volevo parlare di un tema molto bello che è sottolineato nel Concilio Vaticano II, da Paolo VI, da Giovanni Paolo II, ma anche da tutti i papi, l'intercessione della Vergine Maria. Però nel caso della Vergine Maria, come è scritto nei documenti, Concilio Vaticano II, i papi parlano di molteplice intercessione. C'è una molteplice intercessione della Vergine Maria verso tutta l'umanità. Questa molteplice intercessione ci fa capire che l'intercessione della Madonna è un'intercessione molto potente, è un'intercessione, quindi una preghiera che riguarda tutte le persone dell'umanità e anche tutti gli aspetti, ecco, della nostra vita, cioè la Madonna intercede per noi e si occupa di noi, si occupa anche delle cose piccole come anche delle cose grandi. Ecco, le cose di cui lei si occupa di più nella preghiera che rivolge a Gesù è innanzitutto il nostro pentimento e la nostra conversione, perché in questo modo, ecco, noi ci salviamo eternamente. Quindi l'intercessione della Madonna, che è molteplice, come dicono i documenti del Concilio, è rivolta a tutti noi. Ognuno di noi, vedete, è nel cuore della Madonna, occupa un posto importante nel cuore della Madonna. Lei è la mamma. Diceva San Luigi Maria Grignon de Monforto che se mettessimo insieme il cuore di tutte le mamme del mondo, l'amore di tutte le mamme del mondo verso i figli, sarebbero come un pezzo di ghiaccio in confronto all'amore fortissimo che la Madonna ha per noi. Quindi, ecco, siccome la Madonna ci ama e ci ama immensamente, intercede e prega per noi, ma prega fortemente per noi e prega continuamente per noi. Questa intercessione scaturisce dal suo amore. Però, ecco, prima di entrare anche in questo tema catechetico, bisogna capire una cosa molto importante che io voglio spiegare: la comunione dei santi. Cos'è questa comunione dei santi? Voi sapete che c'è la Chiesa terrestre che siamo noi, che celebriamo, che preghiamo, che facciamo del bene, poi c'è la Chiesa che si sta purificando in purgatorio e poi c'è la Chiesa trionfante in paradiso. Ecco, questa Chiesa è tutta unita, siamo uniti. E quindi noi che siamo, ad esempio, nella Chiesa terrestre, preghiamo, ecco, per noi, per convertirci, preghiamo anche per le anime del purgatorio, offriamo anche, ad esempio, la messa al Signore, e poi questa messa il Signore la dona alle anime del purgatorio e la dona anche a noi che siamo in questa vita. Poi ci sono le anime del purgatorio che pregano intensamente per noi, che ci aiutano con le loro preghiere, e poi c'è la Chiesa trionfante in cielo, i santi, e i santi, vedete, hanno un'intercessione molto più potente della nostra, perché già vedono Dio, già contemplano Dio. Quindi, ecco, noi, questo concetto molto importante del Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 948, parla della comunione della Chiesa, ma di tutta la Chiesa. Comunione, pensate, anche dei meriti che uno ha avuto. Ad esempio, se c'è un santo in paradiso che ha acquisito dei meriti, che ha pregato tanto, che ha sofferto per gli altri, e quindi ha dato anche molto alla Chiesa, a Dio, ecco, questi meriti che ha acquisito questo santo, ecco, lo riversa su di noi che ancora siamo in cammino in questa vita terrena per salvarci. E quindi vedete, anche i santi in paradiso, offrendo al Padre i meriti acquisiti in terra per aver amato Gesù, possono portarci tante grazie, grazie anche di guarigione. Facciamo un esempio: sapete che per proclamare una persona beata occorre che venga fatto un processo sulle virtù eroiche della persona, però poi per essere proclamata beata occorre una grazia speciale di intercessione di quel santo, una grazia di guarigione, che poi deve essere attestata anche dai medici come inspiegabile, per intercessione di quel santo, e poi viene proclamato. Ecco, per diventare beato occorre un miracolo, per diventare santo occorrono due miracoli, due guarigioni eclatanti, continue, certe e anche inspiegabili. Quindi vedete, i nostri santi che sono in paradiso, offrendo al Signore i meriti che hanno acquisito nella vita terrena e pregando per noi, possono portarci anche miracoli.
Quindi per questo dicevo la comunione dei santi, tutta la Chiesa in comunione, e i santi che sono in paradiso hanno una speciale potenza di preghiera per noi, per questo che noi dobbiamo sempre invocare l'intercessione dei santi. Però voi sapete che la Madonna eccelle e al di sopra anche dei santi. La Madonna è la madre di Dio, abbiamo detto, è la madre della Chiesa, la Madonna Immacolata e Vergine, tutta santa, ha il cuore immacolato, è stata assunta in cielo in anima e corpo. Quindi vedete, la Madonna, possiamo dire così, tra virgolette, ha un potere di intercessione molto più grande di quello che hanno i santi. Infatti nel caso della Madonna, come dicono i papi, quindi si parla non tanto di intercessione ma di molteplice intercessione, di una forte intercessione. E dice il Catechismo al numero 969 e anche la Redentoris Mater di Giovanni Paolo II, che anche la Madonna, vedete, assunta in cielo, con la sua molteplice intercessione continua ad ottenerci le grazie per la salute eterna. Quindi ricordatevi questa espressione molto bella, molteplice, molteplice intercessione. Una cosa molto bella riguardo all'intercessione l'ha scritta Giovanni Paolo II, nella Redentoris Mater al numero 21, dice così Giovanni Paolo II, che la Madonna con la sua intercessione si pone in mezzo tra noi e suo figlio, tra noi e Gesù. Quindi ecco, la Madonna si pone in mezzo a noi come colei che ci serve. Cioè la Madonna, ecco, ad esempio, ci sono io, c'è la Madonna e c'è Gesù. La Madonna è tra me e Gesù. La Madonna vede tutti i bisogni di cui io ho, che ho, tutte le cose di cui ho bisogno dal punto di vista spirituale, anche dal punto di vista fisico, tutti i problemi che io ho, tutte le preoccupazioni. E la Madonna che cosa fa? Si fa carico di tutte le mie preoccupazioni, si fa carico dei miei problemi, si fa carico della mia vita, e siccome sta in mezzo la Madonna tra me e Gesù, e lei presenta a Gesù tutto quello di cui io ho bisogno. Questa è una bella espressione, vedete, di Giovanni Paolo II, che la Madonna si pone in mezzo tra noi e suo figlio. E poi dice che siccome la Madonna è la madre di Dio, quindi in qualche modo, vedete, la Madonna ha anche dei diritti di maternità su suo figlio, e tutto ciò che chiede lo deve ottenere. Quindi quando, ecco, la Madonna intercede, lei sa che si manifesta la potenza salvatrice della grazia che viene dal figlio, e quindi continuamente, vedete, la Madonna fa questo, molteplice intercessione, non lo fa solo per me, lo fa per tutti. Quindi ecco, la Madonna si preoccupa di tutti, lei ha un cuore veramente che amo, ed è la persona più bella tra le creature di Dio. Perché? Perché è la creatura che ama di più. Noi, vedete, siamo belli interiormente, siamo belli se amiamo. Una persona può essere anche brutta esteriormente, però diventa bellissima se ama, e in più se prega. Ecco, la Madonna ha un amore grande che supera tutte le creature, per questo è di una bellezza indescrivibile. Quindi si preoccupa di noi e lei intercede per noi, perché possiamo innanzitutto compiere la volontà di Dio, e intercede per noi perché ci salviamo eternamente. Poi vedete, noi dobbiamo far passare anche le preghiere attraverso l'intercessione della Madonna. Cioè, quando chiediamo una cosa a Dio, la possiamo chiedere: Padre, ti chiedo questo, ti chiedo questa grazia, te la chiedo con tutto il cuore. Però poi dobbiamo dire: e faccio passare questa preghiera attraverso la potente intercessione di Maria Santissima, mia madre, no? E madre di Gesù. Quindi in questo modo, vedete, quando noi facciamo passare le nostre preghiere attraverso la molteplice intercessione di Maria, queste nostre preghiere vengono anche purificate, e la Madonna poi le presenta direttamente a Dio. Così diceva San Luigi Maria Grignon de Montfort, di far passare tutte le nostre preghiere attraverso la Madonna. E quindi dovremmo dire così alla Madonna: io ho questa richiesta, Madre Santissima, metto nelle tue mani purissime questa richiesta, portala tu a Gesù.
portala tu al Padre Onnipotente, purificala anche, purificala, e portala a Dio Padre Onnipotente, porta a Gesù questa mia richiesta, e poi chiedi che venga accolta, non certo per i miei peccati, perché siamo tutti peccatori, ma per la tua santità, per la tua bellezza, per il tuo amore che hai. Perché poi vedete, Gesù guarda la bellezza della madre, anche dicono alcuni santi che anche si commuove guardando la mamma, guardando la madre, e poi tutto quello che la madre gli chiede Gesù lo compie, perché non resiste, Gesù non può resistere alle richieste della madre. Il Monforto diceva, infatti, facciamo passare le nostre preghiere attraverso le mani purissime della Vergine Maria, che si prodigherà a purificarle e si prodigherà a portarle al trono di Dio. Anche San Bernardo lo diceva, diceva San Bernardo, quando vuoi offrire qualcosa a Dio, abbi l'accortezza di presentarglielo per le mani molto degne e gradevoli di Maria. In questo modo non sarai sicuramente rifiutato. E vi lascio questa breve meditazione sulla molteplice intercessione di Maria con quanto dice San Luigi Maria Grignon de Monforto nel Trattato della Vera Devozione, al numero 85. Dice il Monforto: se abbiamo timore di andare direttamente a Gesù Cristo Dio a causa della sua infinita grandezza, o per la nostra pochezza, o a motivo dei nostri peccati, invochiamo con coraggio l'aiuto e l'intercessione di Maria nostra Madre. Ella è buona e tenera, e non c'è nulla in lei di austero e scostante, nulla di troppo alto, nulla di troppo abbagliante. Guardando lei, noi vediamo la nostra semplice natura. Ella non è il sole, che per la violenza dei suoi raggi potrebbe abbagliarci a causa della nostra debolezza. È invece bella e dolce come la luna, che riceve la luce dal sole e la tempera per renderla adatta alla nostra debole portata. È così piena di carità che non rigetta nessuno di coloro che invocano la sua intercessione, anche se sono peccatori. Dicono i santi: non si è mai sentito dire, da che mondo è mondo, che qualcuno sia ricorso alla Vergine Santa con fiducia e perseveranza e sia stato da lei rifiutato. Ella è così potente che mai le sue domande sono state rigettate. Non ha che da presentarsi davanti al figlio suo per pregarlo e subito egli accoglie ed esaudisce. Egli viene vinto amorevolmente dal suo seno, dal suo grembo e dalle preghiere della sua cara madre. Vedete, Gesù viene vinto dall'amore con cui la mamma fa le preghiere per noi, viene vinto. Quindi poi Gesù non resiste, alla fine dal suo cuore santissimo, poi Gesù rilascia le grazie per noi. Allora ecco, affidiamoci ecco a questa molteplice intercessione di Maria, della Madre di Dio. Abbiamo fiducia in lei non ci abbandona mai, però noi sappiamo che lei c'è, che ci ama. Ecco, facciamo passare le nostre preghiere attraverso le sue mani purissime, anche questo rosario che adesso preghiamo, adesso espongo il Santissimo Sacramento, diremo l'Ave Maria, e qui lo prego anche per le vostre intenzioni, se volete unitevi a me in questa preghiera. Ecco, e presentiamo tutte anche le vostre intenzioni alla Madonna, alle mani purissime della Madonna, perché lei le porti al Santissimo che è Gesù. Perché si fa il rosario davanti al Santissimo Sacramento e si dice il rosario? Perché quando si espone il Santissimo Sacramento la Madonna è qui con noi inginocchiata che prega. Noi preghiamo e lei vede le preghiere che facciamo, prende tutte le nostre preghiere e le porta lei direttamente a Gesù. Quindi il rosario davanti al Santissimo Sacramento è una potentissima preghiera, appunto perché la Madonna è presente e porta direttamente a Gesù davanti a noi le preghiere che noi gli rivolgiamo. Aumentiamo un po' la fiducia nella preghiera, preghiamo con fiducia, ecco, il Signore può ottenerci anche miracoli, anche guarigioni, il Signore può darci tutto. Ricordatevi quelle parole che l'angelo disse alla Madonna: nulla è impossibile a Dio. E noi aggiungiamo: nulla è impossibile a Dio, perché c'è la nostra mamma celeste
che intercede per noi. Sia lodato